Mancano 9 giorni alla riapertura delle scuole. Intanto il buono pasto, almeno a Pescara, continua a costare troppo, 5,93 euro contro 4,70 euro della vicina Montesilvano. Abbiamo una riunione importantissima il giorno 8 di questo mese, settembre, per cercare di andare incontro alle famiglie che hanno queste difficoltà. Quanti sono gli iscritti? Fino ad oggi gli iscritti alla mensa sono 2.150. Pescaresi non si sono lasciati scoraggiare, credono nella promessa dell'amministrazione. Assolutamente, stiamo vedendo che giorno dopo giorno i numeri aumentano e cercheremo di arrivare anche a un numero superiore a quello dell'anno scorso, che era di 4.320, compreso gli insegnanti, i ragazzi che hanno la 104 e i bambini ucraini. Il caro mense è un problema di tante famiglie di oggi che si ritrovano ad affrontare la spesa, ma anche di quelle di domani che di certo vedono la problematica del dove lasciare il bambino quando mamma e papà lavorano se il pasto costa troppo, come un ulteriore motivo per rimandare un fiocco azzurro rosa. Un dato su tutti, la scuola abruzzese perde altri 913 alunni e tra le cause c'è il calo delle nascite. Si può facilmente immaginare che favorire il tempo pieno con un accesso meno caro alla mensa può senz'altro essere una politica che dà una spinta alle giovani coppie molto più di un bonus una tantum. E l'Abruzzo ha un triste primato, solo il 25% delle classi al tempo pieno contro il 50% delle classi delle scuole del centro-nord. A Pescara intanto si lavora anche per i più piccoli, sono 167 quelli ancora nella lista d'attesa dei nidi. Ma anche qui l'amministrazione si sta attivando per favorire convenzioni con strutture private. Insomma, inizia il conto alla rovescia per il 13 settembre, ma alcune variabili tornano, come il precariato dei professionisti della scuola che si attesta al 20%, con Pescara che però viene penalizzata meno rispetto alle altre 3 province in quanto favorita dalla minor frammentazione della rete scolastica. Quindi le scuole riapriranno regolarmente il giorno 13, poi in base alla discrezionalità che ha ogni preside per l'autonomia, qualche scuola potrebbe cominciare l'11 e qualche scuola potrebbe cominciare qualche giorno dopo.